Ciao ragazze, benvenute in questo secondo appuntamento con i prodotti terminati dell'ultimo periodo, degli ultimi 5-6 mesi. Parto subito perché, come vi dicevo anche nel primo video, la quantità di prodotti da mostrarvi è veramente imbarazzante, preoccupante. Sarà una carrellata molto molto veloce perché altrimenti rimango qui a parlare 3 ore e mezza, e anche perché molti di questi prodotti già li conoscete, già ve ne ho parlato. Vado rapidissima, spedita. Parto dagli scrub per il corpo. Ne ho terminati 4, 2 identici, stesso prodotto, e si tratta dello scrub corpo Caloderma, il rinnova pelle. Questo adatto a tutti i tipi di pelle, con zucchero grezzo di canna, olio di macadamia e lavanda. Sono ben 500 grammi di prodotto. In offerta lo pago meno di 6 euro, 5,90 a 4,90, e si trova nella grande distribuzione. Questo è il primo. Poi abbiamo questo qui di Equilibra, lo scrub corpo rimodellante, con sali marini e del Mar Morto, aloe vera, centella, ipocastano, edera. Questi sono 600 grammi di prodotto, anche questo lo compro sempre solo in offerta per meno di 5 euro. Questo addirittura lo trovo sui 4 euro in offerta nel mio adorato Conad Superstore. E poi abbiamo questa nuova scoperta, il Talasso Scrub Corpo di Fior di Magnolia, che si trova ad Eurospin, con sale marino, esfoliante e purificante, con estratti di alga marina dalle proprietà rivitalizzanti, e sono ben 600 grammi di prodotto per meno di 4 euro. Questo, se non mi sbaglio, costa 3 euro, ma addirittura lo trovate spesso in offerta. Sono tutti e tre degli scrub assolutamente promossi, straconsigliati. Perché? Perché sono molto molto efficaci, ma allo stesso tempo delicati. Vanno a scrubare molto molto bene la pelle del corpo, a levigarla, ma allo stesso tempo a nutrirla, perché all'interno ci sono anche degli olietti idratanti e nutrienti, e vi lasciano la pelle di velluto, di seta. Non sono assolutamente aggressivi, non mi hanno mai causato problemi, efficaci ma delicati, assolutamente top, promossi, consigliati e già riacquistati. Poi vado avanti con che cosa? Con i bagnoschiuma. Sarà la sagra dei bagnoschiuma terminati. Allora, ho terminato 1, 2, 3, 4 e 5, forse c'è anche qualche altra confezione, non lo so, di questi bagno doccia di Garnier della linea Ultra Dolce, probabilmente tra i miei bagnoschiuma preferiti di sempre o comunque dell'ultimo periodo. Allora, ho terminato questo qui all'olio di rosa e sapone di Aleppo, sono confezioni da 500 ml, in offerta li pago meno di 2 euro, all'incirca 1,50-1,70. Poi ho terminato anche la versione al limone e fiore di Sambuco, molto estiva. Non so dove mettere i prodotti, questo è un problema. Ho terminato anche la versione al fico orientale zucchero di canna, una delle mie preferite in assoluto, la versione estiva latte di cocco e macadamia, e infine la versione ai tesori di miele, pappa reale, miele e propoli. Sono dei bagnoschiuma assolutamente promossi, ve li straconsiglio perché, oltre ad essere molto economici, hanno anche delle ottime profumazioni che persistono sulla pelle del corpo, fanno una buona schiuma, sono delicati, sono idratanti, lasciano la pelle morbidissima e ovviamente pulitissima. Io li riacquisto sempre, come potete notare, mi sono piaciuti tantissimo. Poi vado avanti con questo profumo di Dermomed. Questo è al frangipane e pesca bianca, sono 100 ml di prodotto, costa circa 2-3 euro. Lo trovate da Risparmio Casa, Mauris, questi negozi qui. Mi sono trovata benissimo, l'ho utilizzato come profumo da tutti i giorni. Il profumo è fresco ma allo stesso tempo fiorito e anche talcato, e per essere un profumino da 3 euro ha un'ottima durata, insomma non passa inosservato. Sicuramente ve lo consiglio e non escludo di riacquistarlo, un buon prodotto. Poi ho terminato 4 deodoranti, in realtà ne ho terminati di più, però ecco, mi sono contenuta e ho scelto di tenere soltanto quelli che voglio particolarmente consigliarvi. Per quanto riguarda Dove, ho questi due da mostrarvi nella confezione Va.
capo, questo al talco, moisturizing cream 48 ore al profumo di talco e il Go Fresh alla pera e all'aloe vera. Questo è uno dei nuovi usciti, mi piacciono tantissimo i deodoranti Dove, ho terminato anche questa versione spray sempre al talco, al profumo di talco, mi piacciono tantissimo perché sono facilmente reperibili, li trovate in tutti i supermercati, ottimo prezzo, accessibilissimo, e sono dei deodoranti efficaci che mi lasciano pulita, fresca, tranquilla per tutta quanta la giornata. Sicuramente l'Inci non è dalla loro parte, però se cercate qualcosa di realmente efficace, duraturo e dall'ottima profumazione, economico, vi straconsiglio questi, sono una roba pazzesca. Mentre per quanto riguarda il bio, ho terminato questo qui, questo deodorante della Green Energy Organics, il Deo Ecolò, senza sali d'alluminio, 24 ore d'efficacia, senza alcol, pH 4.55, vegan. Questi sono 100 ml, questo sicuramente ha un costo maggiore rispetto a quelli Dove che trovate sotto i 2 euro, perché questo costa intorno ai 6-7 euro, forse anche qualcosina di più, però ragazze, vale assolutamente la spesa. Questo è il secondo che acquisto e che termino, nonostante l'Inci totalmente verde, anche questo ha un'ottima durata, mi lascia pulita, fresca e tranquilla per tutta la giornata. Questo, se non mi sbaglio, era all'iris, comunque io ho provato sia la versione all'iris sia la versione al fiordaliso, no, questo al fiordaliso, precedentemente ho provato anche quello all'iris, entrambi mi sono piaciuti tantissimo, ve lo mostro un attimino più da vicino così potete capire meglio di che cosa sto parlando. Promosso, straconsigliato, se avete la possibilità provatelo, ne vale assolutamente la pena. Poi vi mostro molto rapidamente altri due bagnoschiuma, questi sono di Mantovani, bagnoschiuma neutri, dermoprotettivi, la versione alla vaniglia e la versione talco e fiori bianchi, 500 ml, li pago in offerta 99 centesimi, sono anche senza parabeni e nickel tested, sono molto morbidi, molto cremosi, idratanti, profumati, lavano molto bene la pelle del corpo senza aggredirla e le profumazioni persistono abbastanza sulla pelle del corpo. Ve li straconsiglio, sicuramente li riacquisto. Poi, per quanto riguarda il cavo orale, ho terminato due colluttori. Questo di Equilibra, che ha un ottimo Inci, della linea all'aloe, con il 30% di aloe vera, tripla azione, 93% di derivazione naturale con xilitolo, 500 ml, costicchia perché siamo intorno ai 4, addirittura 5 euro. E poi abbiamo il famosissimo Colgate o Colgate Max White, senza alcol, sempre 500 ml. Prezzo decisamente più conveniente perché siamo intorno ai 2-3 euro. Mi sono piaciuti tantissimo, ve li straconsiglio, sicuramente li riacquisto. Lasciano il cavo orale pulito e l'alito bello fresco. Il gusto di menta c'è ed è molto delicato e non mi hanno assolutamente creato problemi di sensibilità gengivale. Promossi e consigliati. Sempre per quanto riguarda il cavo orale, ho terminato diversi dentifrici. Tra quelli che voglio citarvi ci sono sicuramente questo di Avril, Eco Bio, quindi Inci totalmente verde, alla menta bio, 75 ml, costa intorno ai 2-3 euro, non di più, assolutamente promosso, consigliato. E poi ho terminato due confezioni di questo qui di Equilibra, uno dei miei preferiti, se non il mio preferito in assoluto, sempre della linea all'aloe vera, il dentifricio tripla azione, con il 30% di succo di aloe vera, 75 ml, anche questo costicchia, vi consiglio di comprarlo in offerta intorno ai 2-3 euro. Entrambi sono dei dentifrici che lavano molto bene i denti, mi lasciano l'alito bello fresco e il cavo orale bello pulito per diverse ore e non hanno creato neanche questi problemi di sensibilità gengivale, nulla di tutto ciò. Ottimi, ve li straconsiglio. Poi ho terminato anche due confezioni di acqua micellare. Una è questa qui di Avril, la lozione micellare all'aloe vera, Certifié Bio. Questi sono 500 ml, costa circa 7-8 euro. E poi ho terminato l'ennesima confezione di questa qui di Equilibra, l'acqua micellare viso, occhi e labbra della linea Allergan, giovinezza naturale, con il 98% di origine naturale.
infatti è senza parabeni, siliconi, petrolati, PEG, oli minerali, paraffina, SLES, SLS e contiene acido ialuronico. Anche questa di Avril, ve l'ho detto, è certificata bio, quindi ottimo inci, ottimi ingredienti. Questa di Equilibra contiene 200 ml, in offerta la pago circa 4 euro, però a prezzo pieno si trova anche sui 6-7 euro. Sono entrambe strapromosse, straconsigliate, super efficaci su tutto il viso, compresi occhi e labbra, struccano di tutto e lo fanno in modo assolutamente delicato, non aggrediscono, non irritano, non arrossano, non bruciano nemmeno gli occhi e lasciano ecco un attimino la sensazione di appiccicaticcio, di unticcio, però come vi dico sempre, come vi ho detto anche prima, tutti i prodotti struccanti vado poi a risciacquarli successivamente o con un gel o con una mousse detergente, quindi si risolve il problema. L'efficacia però è indiscutibile, ve li straconsiglio questi prodotti, sicuramente li riacquisto. Poi, per quanto riguarda Lidl, ho terminato questo gel lavamani con antibatterico della Sien, confezione tutta zozza, l'ho anche già riacquistato. Questo è ideale per una pulizia profonda e delicata delle vostre mani, igienizzante, 500 ml, costa, se non mi sbaglio, 1,49 euro. Mi piace tantissimo perché oltre a pulire molto bene le mani, pulirle in profondità, le lascia morbidissime, non le secca e non le fa tirare assolutamente, la profumazione poi è molto neutra. Ve lo straconsiglio e so che tra l'altro ha anche un inci accettabile, già riacquistato, top, ormai diventato un must have. Poi, sempre per quanto riguarda le mani, il lavaggio delle mani, ho terminato questo prodotto di Organic Shop. Questo è un gel detergente per le mani alla rosa e alla pesca, e senza SLS, parabeni e siliconi, con il 98% di ingredienti di origine naturale. 500 ml, anche questo costa molto poco, se non mi sbaglio intorno ai 2 euro, 2,50 euro. Ottimo anche questo, ha una profumazione divina, perdonatemi ma devo farlo, che persiste sulla pelle delle mani. Anche questo, come l'altro, le lava molto bene in profondità ma non le secca e non le fa tirare assolutamente. Tra i due però vi consiglio questo qui di Sien perché è molto più facile da reperire ed è anche più economico e la quantità di prodotto è la medesima, comunque entrambi strapromossi. Poi, sempre per quanto riguarda Lidl, ho terminato questo detergente intimo della PH Bio che avevo trovato diversi mesi fa in edizione limitata da Lidl, edizione limitata che è stata però riproposta anche di recente, purtroppo non ho avuto il tempo materiale per poter passare da Lidl, altrimenti avrei fatto scorta di questo gel detergente intimo al rosmarino, timo e menta, è 100% bio, ottimo inci, sono 250 ml e l'ho pagato 3 euro, mi è piaciuto tantissimo, la profumazione è molto fresca, molto piacevole, delicata, efficace, pulisce bene, non mi ha assolutamente irritato, l'ho trovato ecco un detergente intimo molto delicato, senza troppe pretese, però nel suo, ecco, nel suo piccolo il suo dovere lo faceva, mi lasciava pulita, tranquilla, serena, diciamo così, per diverse ore senza creare alcun tipo di arrossamento o di bruciore o di sensibilità. Sicuramente ve lo straconsiglio e se ho la possibilità sicuramente lo riacquisto. Poi, visto che stiamo parlando di zone intime, voglio assolutamente consigliarvi questi assorbenti della Naturelle Fior di Cotone. Questi sono degli assorbenti in puro cotone, ne ho addirittura due confezioni ma ne ho terminati tantissimi. In ogni confezione ci sono 12 assorbenti ipoallergenici 100% cotone, costano 2 euro, esattamente 1,99, li trovate tranquillamente in diversi punti vendita, ma nello specifico io li acquisto da Acqua e Sapone e spesso sono anche in offerta. Io da quando ho conosciuto ecco gli assorbenti in cotone sono rinata, sono qualcosa di confortevole, di morbido, di piacevole all'ennesima misura e sicuramente ve li consiglio, io non posso più vivere senza e sono anche belli assorbenti, top, straconsigliati. Poi ho terminato due prodotti di Lush, ovvero l'acqua di luna, questo tonico per il viso, la versione piccola da 100 grammi che costa ben 6,95 euro, acquistato però con i saldi per circa 3,50 euro. Acqua di luna è un ottimo tonico, soprattutto se avete come me una pelle misto grassa e impura, va a restringere i pori, a mattificare il viso e lascia la pelle del viso morbidissima e anche abbastanza luminosa. Non lo riacquisterò
per via del prezzo, però è un prodotto che merita e tra l'altro ha anche un ottimo INCI. Qui c'è scritto che una manna per i visi in stato di emergenza contiene tea tree, pompelmo e ginepro, che vanno a purificare la pelle grasso mista, che diventerà in questo modo chiara e limpida come la luna. Prodotto decisamente ottimo, straconsigliato. E poi, sempre per quanto riguarda Lush, ho terminato Sottobosco, questa maschera fresca per il viso. Sono 75 ml, costo di circa 10 euro. Non mi è piaciuta assolutamente perché non ho trovato alcun giovamento, alcun beneficio dall'utilizzo di questa maschera per il viso. Applicarla, non applicarla, era la stessa identica cosa. Sì, il profumo gradevole, i profumi del bosco, del sottobosco, però ragazze, non ci siamo proprio. Io per una maschera da 10 euro mi aspetto molto 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 di più, anzi con meno riesco ad ottenere dei risultati molto più evidenti, quindi sicuramente non ve la consiglio e non la riacquisto. Poi ho terminato, andando avanti, una maschera per i capelli, un classicone, questa qui di Omia Laboratoire, la maschera capelli ecobiologica nella versione all'olio di argan, certificata ICEA. Questa è quella per capelli lisci, 0% coloranti, parabeni, siliconi, paraffine, eccetera eccetera. Sono 250 ml, in offerta la pago meno di 3 euro, una delle maschere come brand proprio, una delle maschere migliori mai provate per quanto riguarda i miei capelli, perché queste sono delle maschere assolutamente nutrienti, idratanti, districanti, illuminanti, disciplinanti, volumizzanti. Insomma, in questo barattolino da 3 euro c'è una meraviglia. Io continuo a riacquistarle. Una delle mie preferite è quella all'olio di macadamia, però mi piace tantissimo anche quella all'aloe vera. Ragazze, non c'è che dire, sicuramente già le conoscete, non sto qui a dilungarmi, io continuerò ad acquistarle ad oltranza, top 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 di sempre. Poi, terminata una quantità industriale di dischetti struccanti, ve li mostro così molto rapidamente, Sien Maxi Dischetti, poi abbiamo Cotton Sound, scopertona dell'ultimo periodo, versione maxi, versione classica, li trovate da acqua e sapone per pochi euro, e sono completamente in cotone, questi li adoro. Poi ho terminato i maxi dischetti di Cottoneve e anche una confezione dei Fresh and Clean nella versione classica piccolina. Diciamo che non ho particolari esigenze per quanto riguarda i dischetti struccanti, l'importante è che siano cuciti ai bordi o quantomeno che non si sfaldino e che non perdano pelucchi in giro per il viso. Per il resto uno vale l'altro. Poi ho terminato questo prodotto di Caloderma per il corpo. Questo è un olio corpo che va ad illuminare la pelle rendendola radiosa e vitale con puro olio di argan rigenerante. Sono 300 ml, l'ho acquistato in offerta per circa 3 euro, mi è piaciuto tantissimo come olio corpo da utilizzare direttamente sotto la doccia con la pelle del corpo ancora umida e bagnata. Va a nutrire, idratare a fondo, però allo stesso tempo non va ad ungere, non è uno di quegli oli pesanti che non si assorbe mai. Questo si assorbe in tempi abbastanza brevi, la profumazione è neutra e non particolarmente persistente, tra l'altro l'INCI è ottimo, quasi completamente verde, ve lo straconsiglio. Ok ragazze, anche per questo secondo appuntamento è tutto, spero di non avervi annoiato eccessivamente, aspetto i vostri commenti qua sotto e noi ci vediamo sicuramente nel prossimo video. Un bacione, ciao!